Questa amministrazione, su mandato del Consiglio Comunale di Pordenone, ha messo in atto quello che era stato deciso. Volevamo intitolare un punto simbolico della nostra città ai caduti di Nassiriya e a tutti coloro che sono caduti, civili e militari, per le missioni internazionali di pace. Aver scelto questo luogo dove ogni giorno centinaia di ragazzi arrivano per frequentare le nostre scuole, centinaia di persone passano di qui per andare al lavoro, penso sia la cosa migliore per far sì che la memoria non sia circoscritta ad una sola giornata, ma sia continua. È questo che noi vogliamo. Le persone, i 18 morti di Nassiriya, ci devono far costantemente pensare al nostro impegno internazionale per far fronte a tutti quelli che sul concetto di libertà, sul concetto di democrazia, sul concetto di convivenza civile hanno idee assolutamente opposte alle nostre. Non possiamo accettare cose di questo tipo e il nostro ruolo come nazione deve essere costante, dove serve e per il tempo che serve. Siamo vicini alle nostre forze armate proprio perché loro sono quelli che alla fine ci rappresentano con il loro impegno, i loro sacrifici, e siamo quindi vicini a loro e alle loro famiglie.